La Cina è in possesso di immagini satellitari di nuovi oggetti galleggianti a largo dell'Australia che potrebbero appartenere all'aereo della Malaysia Airlines scomparso 2 settimane fa. Lo hanno annunciato le autorità malesi mentre proseguono senza sosta le ricerche con aerei militari e civili. Il ministro dei trasporti malese Hishamuddin Hussein ha dato gli ultimi aggiornamenti. La trascrizione delle conversazioni tra i piloti e la cabina di controllo non possono ancora essere rese pubbliche, ma posso confermare che non sta emergendo niente di anormale. Le indagini sul contenuto della stiva non mostrano alcunché che possa aver contribuito alla scomparsa dell'aereo. L'attenzione si concentra a sud-est di Perth, dove le autorità australiane hanno avvistato alcuni resti, ma le condizioni del mare sono molto dure. La Cina, che aveva 153 connazionali a bordo, vive momenti molto difficili. So che questa attesa è snervante per tutti, specialmente per i familiari, ha detto il ministro malese. Speriamo e preghiamo affinché le ricerche diano esito e diano una risposta ai parenti di chi era a bordo. Invece cresce la rabbia dei familiari dei passeggeri cinesi che a Pechino protestano contro le autorità malesi per la mancanza di notizie certe. In assenza di novità, domani non ci sarà alcuna conferenza stampa da parte delle autorità malesi.